Buongiorno a tutti, care amiche, cari amici, un saluto caloroso anche a chi ci segue via internet e ancora un benvenuto a chi arriva da altre città. Grazie a chi ha scelto Milano, grazie a voi che siete stati qui in questi giorni sentendo tutta la responsabilità di vivere questo momento che per noi tutti è costituente e per la nostra nazione può essere ricostituente. Noi siamo e saremo utili, noi serviamo all'Italia perché noi serviamo l'Italia. E questa è la nostra motivazione, questa è la ragione per cui siamo qui. La nostra motivazione, nel senso letterale del termine, ciò che ci fa agire, ciò che ci fa muovere. Come potevamo non esserci? Come potevamo essere altrove? Chi è qui si sente chiamato innanzitutto dalla propria coscienza. Chi è qui ha una coscienza di uomo e di donna, ha una coscienza da cittadino. E per chi da cittadino ne rappresenta altri, c'è anche la coscienza di adempiere alle funzioni pubbliche affidate con disciplina e con onore. Io sono convinto della necessità del nostro lavoro per l'Italia, per l'appunto. Dico necessità perché chi è qui sente che era ed è doveroso esserci. Questo è un appuntamento con la storia, un appuntamento con la storia con la S maiuscola di questo paese, ma anche un appuntamento con la storia di ciascuno di noi, le tante storie, magari diverse, però oggi unite grazie a un qualcosa che credo di interpretare il vostro sentimento è molto più facile sentire che descrivere con le parole. Non occorre dare troppe risposte ad alcune domande. Le parole, come accade per le cose belle, per le cose importanti della vita, limitano la portata, la grandezza, l'essenza di ciò che si vede, di ciò che si sente, di ciò che si fa, di ciò che si crea. Sentiamo, per rispondere alla sollecitazione di emozione che ci ha dato il presidente Fini quando è intervenuto al Teatro Derby invitandoci a guardare il mare, noi sentiamo la nostalgia e la bellezza del mare infinito, ancor prima che il desiderio di capire con esattezza come vada tagliata la legna. Sono anche convinto che noi in mare aperto possiamo, sappiamo essere più bravi, più veloci, più forti di altri. A noi non interessa stare nel porto, non interessa neanche una navigazione da piccolo cabotaggio. Noi vogliamo andare per mare, il porto non è fatto per noi. Noi sentiamo che questo è il nostro tempo e dovremmo chiederci se non ci fosse futuro e libertà, non solo e non tanto, che cosa cambierebbe per noi. Noi dobbiamo chiederci in questa fase politica, se non ci fosse futuro e libertà, come sarebbe il dibattito pubblico nel nostro Paese? Come sarebbero i rapporti tra le istituzioni del nostro Paese? Se non ci fossimo noi, che cosa succederebbe adesso? Questo dobbiamo chiederci e questo dobbiamo rispondere a chi ci chiede perché. I problemi di coerenza credo li abbiano altri, i problemi di coscienza li hanno altri. Io la notte dormo benissimo e non avrei dormito se non avessi parlato, non avrei dormito se non avessi reagito e devo dire anche che ho la fortuna, abbiamo la fortuna è un termine improprio perché non siamo stati sorteggiati con i bussolotti, abbiamo la fortuna di poter dire oggi quello che dicevamo ieri e quello che dicevamo anche l'altro ieri. Proprio a pochi metri di qui ci sarà una grande manifestazione internazionale, l'Expo. Il primo momento dialettico forte con il PDL l'ho avuto su questo tema, quando ho detto che potevano esserci delle infiltrazioni criminali, Angela, nella gestione degli appalti dell'Expo, sono stato accusato non di banalità come io pensavo, ma accusato di lesa maestà, stavo violando un luogo sacro, invece la sacralità è quella civica
E questo lo dico da uomo nato a Palermo, lo dico a Milano. Attenzione a non leggere superficialmente ciò che emerge dalla Commissione Antimafia. Proseguite il vostro impegno sollecitando le prefetture del Centro-Nord perché qualcuno non cada ancora nella tentazione di dire che la criminalità organizzata non è al Nord. I cittadini per bene devono avere paura dei ladri, paura dei ladri che si travestono da guardie, ma anche di quelle guardie che dicono che i ladri non esistono. E qualcuno qui ha detto che la mafia al Nord non c'è. Se mi permettete, se le mani delle mafie sono colpevoli, lo sono ancora di più quelle degli uomini dello Stato, gli amministratori della cosa pubblica, i rappresentanti dei cittadini che li aiutano e li rappresentano. È molto difficile, sarebbe stato molto difficile per me, che sono andato ai funerali di Giovanni Falcone, essere ieri davanti al Palazzo di Giustizia a offendere i magistrati. È molto difficile per me non sentirmi male guardando il dibattito pubblico sul 150° e l'Unità d'Italia. Io il 15 maggio dello scorso anno ero a Salemi, la città natale di mio nonno, in quanto col capo dello Stato si sono aperti i festeggiamenti del 150°. Il nonno del mio bisnonno era sindaco di Salemi quando è arrivato Garibaldi. L'alzabandiera va fatto da cittadini ogni mattina. Ogni mattina noi dobbiamo alzarci da uomini e da cittadini. Siamo arrivati impreparati, sono arrivati impreparati al 150° dell'Unità d'Italia. Io spero che a Milano, nel punto più alto della città, Montestella, si pianti la bandiera d'Italia il 17 marzo di quest'anno. Stiamo parlando delle fondamenta, non stiamo parlando di un orpello. Tutto questo però è possibile soltanto attraverso la cultura. La cultura non si mangia, forse qualcuno la vuole mangiare, però se non nel nostro paese, dove si può dire che la cultura abbia una dimensione fondativa e fondante? Io credo se oggi un marziano, guardando il nostro pianeta, potesse scegliere un luogo dove andare ad abitare, guardando ciò che la natura e ciò che i nostri padri ci hanno regalato, sceglierebbe l'Italia. Noi di questo dobbiamo essere consapevoli, anche in funzione dei nuovi italiani. Si parla di seconda generazione, a Milano c'è già la terza generazione. Dobbiamo farli sentire italiani. Altre associazioni, oltre quella terza generazione, vicine a Future Libertà, quella dei figli di Abele. Non bisogna dimenticare le vittime. Noi abbiamo ricordato il commissario Calabresi insieme alle vittime di Piazza Fontana. Anche Luigi Calabresi fu vittima indiretta di Piazza Fontana. Chiudo con un pensiero, un riferimento alle donne, perché devo dire, non solo da padre di due bambine, anche sentirmi dire che il percorso di emancipazione femminile, chi l'ha voluto, deve anche assumersi la responsabilità delle degenerazioni di questi giorni. Beh, io credo che le donne, le nostre donne, le nostre mamme, le nostre compagne e anche le nostre figlie lo faranno, sono emancipate per portare avanti con difficoltà la loro vita familiare, la loro vita pubblica, ed è incivile un paese che obbliga le donne a scegliere tra la famiglia e il lavoro. Questo sarà un altro grande tema di civiltà. Nessuna nostra donna dovrà rinunciare alla maternità perché non ci sono le condizioni per poterlo fare. Care amiche, cari amici, il tempo è poco, ma avremo modo di affrontare questi problemi, queste questioni, anche attraverso soluzioni concrete. Noi non abbiamo paura, noi ci siamo, noi ci saremo, noi vogliamo coltivare il giardino Italia con amore, scienza e coscienza. Quindi buona primavera a tutti, sarà la nostra stagione. Non guardo al calendario, guardo ai nostri cuori, ai vostri occhi, e dico che la primavera è arrivata. Viva l'Italia! Viva chi l'ha fatta nascere, viva chi la fa crescere!